Salve gamers e youtubers, benvenuti a questo nuovo episodio di Injustice Gods Among Us. Siamo qui, Superman vs Black Adam. Black Adam che fa veramente schifo, così pelato che si vanta, sembra Jason Statham. Ma vabbè, diamo un attimo un'occhiata ai comandi di Superman. C'è un comando terremoto volante, ah vabbè, mossa aerea, vabbè. Lista mosse, pa 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 pa. No Cic, non ti devi permettere più di fare una roba così. Non ti devi permettere, no? Se non hai capito, non si fa, non si fa, dentro. Sei, ma quanto fai schifo, vieni. Oh vabbè, bella. In quante botte, ma veramente in pochissimi colpi di legno, ma dai. Vedi che... Ma io ti ammazzo. Come cazzo ti sei permesso? Come ti sei permesso? Ora mi incapimento Ultra Superman di legno come pochi. Vedi? Fermi, ma forse... Vedi, facciamo... Vediamo la mossa di Black Adam, dai. Non l'abbiamo mai vista, se non sbaglio, ragazzi. Shazam! No, non l'abbiamo mai vista. Ma Shazam non dovrebbe beccarti del fulmine. Vabbè, non importa, vedi? Non importa, perché io ti legno. E ti legno comunque. Che puoi essere? Che cazzo ti pare? Blackie, tu non hai capito conti? Stai scherzando. Oh, biatch. Ma che ti credi essere? Ma vieni qui. Ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Ah, vabbè, fallo, vai, fallo. No one's does. Ok. E boom! Bitch! Oh, ma quanto sei pirla! Oh, vabbè, posso anche permettermi una di cazzeggiare un attimo per vedere giusto i poteri di Superman. Vediamo un po'. Oh, letale! Sai che dica game over, Adam! Oh! La miseria! Eeeh! Farà male? Sì, KO, bitch! Oh, povero Adam! Your evil must end. Concordo. Oh, bravo Supi. Oh, poverino. Sai com'è, la tua presenza raggela le persone, sai com'è. Di battute, battute di merda, una nuova rubrica. Ma che cazzo vuoi fare? Questo uomo qui riesce a respingere i proiettili e vuoi fare qualcosa con una mazza gigante? Ma dai, imbecille. Not so super, was it? Sempre con una testa di cazzo. Fatti. L'anello, sì, l'anello. Parliamone. Che dici? Guarda bellina, te. Oh, non è più tanto super lui. Non è più tanto giallo. Here's your chance to do what's right. I would take it. Ha ragione, e lo sai. Bravo lanterna gialla. Ottimo, bravissimo, complimenti. Intanto Aquaman. Ragazzi, vi presento Aquaman, lo sfigato della DC. Come potete vedere riesce comunque a far andare via parecchi soldati. Vabbè, questa è la versione cattiva di Aquaman, ma sono altri gli scherzi. Allora, Aquaman, ti presento Superman, l'uomo che ti può sfondare. E ti sfonderà anche tranquillamente. Giusto per liberarsi un po' della zavorra, secondo me, no? Superman, to take on the might of Atlantis? Yes, we are. We are, bitch. Guarda un po', guardate. Le migliori guerrieri del mondo contro i guerrieri di Atlantide. Chi vincerà? Beh, non lo so, i guerrieri di Atlantide se la caveranno. Vabbè, ovviamente Aquaman se la caverà bestia. Oh, qualcuno utilizza le tattiche dei romani, eh? Non ho mai capito come sia possibile questa roba lì, ma vabbè. Oh, un miliardo di amazzoni spuntate da nulla. Ma guardate, ragazzi. Guardate bene. Lo scontro epico. Cioè, ci sono un botto di amazzoni. Tutte sullo schermo. Tutte a schermo. Non ci vogliamo qui. E chi se frega, ho mai chiesto il tuo permesso? Ho mai chiesto il tuo permesso a acquapirla? Non mi pare. Avete visto, ragazzi, un botto di guerrieri, guerriere, tutti quanti riuniti sullo schermo, ed è un picchiaduro, non è uno sparatutto o un GD, è un picchiaduro, ragazzi. Questo vuol dire che gli sviluppatori ci tengono,
Io quoto tantissimo i NetherRealm. Dovrebbero essere loro almeno. Sì, sono gli stessi che hanno fatto Mortal Kombat e si vede dal gameplay. Perché il gameplay è una droga esattamente come Mortal Kombat. E speriamo sia così anche con Mortal Kombat X o 10 o come cacchio lo volete chiamare. Noi ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi, perché io di Superman e di Aquaman ho già detto tutto. Vi voglio, ragazzi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale. Ciao!